Ciao a tutti, oggi siamo qui per un annuncio importante. Circa un anno fa abbiamo fatto il nostro primo Restitution Day toscano. Con 120.000 euro accumulati grazie al taglio dei nostri stipendi e rimborsi spese eccedenti, siamo riusciti ad acquistare 100 defibrillatori che abbiamo destinato 10 per provincia e dato ai cittadini. Abbiamo consegnato personalmente questi apparecchi salvavita a scuole, centri aggregativi, società sportive e luoghi pubblici, contribuendo così in maniera significativa alla sicurezza dei cittadini toscani. A distanza di un anno abbiamo di nuovo accantonato una somma che ci permette di restituire di nuovo questi soldi ai cittadini e per questo motivo siamo qui oggi per annunciare che sarà fatta una scelta online di quelle che secondo noi abbiamo individuato come le priorità che in questo momento sono nella regione toscana. L'80% delle scuole toscane non rispetta la normativa antisismica. Circa il 50% non ha il certificato antincendio. Pensate che ancora ad oggi in alcune zone della regione abbiamo studenti che fanno lezione nei container. Abbiamo istituti dove non si possono sbattere le porte perché altrimenti l'amianto si disperde nell'aria e strutture dove studenti, docenti e personale ATA convivono con transenne e aree inagibili. Solo l'11% delle richieste di contributo viene soddisfatto dal governo. È una vera e propria emergenza. In Toscana abbiamo una legge ottima sulla partecipazione che però puntualmente viene disattesa. Quando noi diciamo dobbiamo alimentare il fondo per la partecipazione, loro ci rispondono che non ci sono soldi. Se sceglierete questa destinazione per il nostro Restitution Day, potremmo magari aiutare alcuni dei percorsi partecipativi rimasti fermi per assenza di risorse, come ad esempio quello sul nuovo aeroporto di Firenze o il sottoattraversamento TAV o il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Lucca. La regione toscana ha un patrimonio culturale di tutto rispetto e tra i più importanti al mondo. Sono circa 20.000 edifici, 5.000 dimore storiche, 4.000 castelli, 450 zone archeologiche e molti di questi versano in totale di incuria o totale abbandono. Più volte abbiamo sollecitato la Giunta su questo punto della necessità di trovare fondi per conservare questi beni, ma ci è sempre stato risposto che i soldi non c'erano. Per questo motivo includiamo la tutela e la conservazione dei beni monumentali toscani tra le opzioni per la restituzione di questo anno. Grazie all'assurda riforma delle province abbiamo dei cittadini toscani che si ritroveranno con l'80% delle strade provinciali bisognosi di interventi urgenti. Un problema di sicurezza grave per il quale mancano all'appello 50 milioni. La situazione è ancora più drammatica per quei cittadini che vivono in zone montane, dove l'eventuale inagibilità di una strada significa fermare o ritardare l'intervento di un mezzo di soccorso. Un nostro contributo potrebbe accelerare la manutenzione straordinaria di una di queste strade di montagna lasciate all'incuria dall'attuale governo provinciale o regionale e risolvere una parte di questo problema regionale. Proponiamo tra le scelte possibili la possibilità di realizzare borse di studio finanziate con le nostre restituzioni all'interno dei 3 atenei universitari della regione toscana, quindi Firenze, quindi Siena, quindi Pisa. Naturalmente il tutto in coerenza con quelli che sono i programmi del Movimento 5 Stelle, quindi i progetti di ricerca che vorremmo finanziare sono legati soprattutto all'idea delle energie rinnovabili, così come per la bonifica di siti inquinati e così via. Credo che sia una proposta qualificante, le nostre restituzioni che vanno in progetti di ricerca. Tutte e 5 le opzioni hanno pari valore, a voi la scelta della priorità.